Si è svolta a Montesilvano Colle la prima edizione di Yo, sigla di Yuton Hill Music Festival. Dall'11 al 13 agosto il borgo antico della cittadina adriatica, con lo sfondo del Gran Sasso al tramonto, si è animato di musica elettronica, cultura, arte, laboratori, incontri ricreativi, sensibilizzazione alle diversità etniche, culturali e annullamento delle disparità sociali e fisiche. Il festival è stato organizzato per volontà dei ragazzi dell'Azione Cattolica della parrocchia di San Michele Arcangelo di Montesilvano Colle del parroco Don Paolo Curioni, mentre la direzione artistica è stata a cura dell'associazione di promozione sociale Jungle Groove. L'obiettivo di Yo è creare un punto di ritrovo culturale, artistico e formativo. La sperimentazione e la crescita della musica con lo sviluppo e l'applicazione di nuove tecnologie è il punto nevralgico del festival. Due palchi siti a Piazza Luigi Calabresi e nel Belvedere hanno visto nei giorni di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 agosto 20 artisti provenienti da tutta Italia. A loro si sono aggiunti 7 stand e 9 incontri formativi per seminari, talking ed esperimenti nel campo della musica grazie ai 12 partner aderenti uniti dalla passeggiata che dal largo Belvedere porta a Piazza Luigi Calabresi, offrendo una cartolina sul territorio abruzzese. Uno dei partner ufficiali è stata la Young Caritas Pescara Penne, che con le sue attività e le interviste podcast ai ragazzi di Calopsia, locale di Pescara e prima in Abruzzo, dedicato a persone sordomute, ha centrato uno dei temi principali del festival, ovvero il rapporto tra disabilità e integrazione. Tantissimi gli artisti presenti, ha aperto la kermesse il pescarese Pierre. A seguire nella giornata di venerdì il romano Dropkick nel live posto nel Belvedere. Per quanto riguarda la giornata di sabato 12, live con Davide Shorty direttamente da X Factor. A seguire sul main stage gli Studio Murena, per chiudere poi con il duo tutto abruzzese Limbo. Mentre nella giornata di domenica 13 al Via alle ore 21.30 circa il gruppo tutto abruzzese Karma Piatta, per chiudere poi in bellezza con il gruppo Felsino di Bologna Westfalia. Tutto questo è stato reso possibile dal patrocinio del comune di Montesilvano grazie al sindaco Ottavio De Martinis, agli assessori Deborah Comardi e Alessandro Pompei. Yuton Hill Music Festival si regge poi ovviamente grazie al contributo di tanti partner non solo istituzionali. Il commento degli organizzatori: andare oltre tutto quello che è, diciamo, normale tra virgolette, ovvero che noi ascoltiamo solitamente, e il proporre gente emergente è proprio per questo che è stata fatta la scelta di promuovere quindi questi emergenti e dare lo spazio a tutti quanti quelli che vogliono provare a diventare emergenti come loro, di poterci parlare, di poter assimilare un'esperienza e una cultura che fondamentalmente è parte degli artisti stessi, ma è parte di tutti quanti, quindi di tutta la società, e in questa società noi ci rispecchiamo e ci vogliamo piazzare con il nostro contributo. Dico che per sintetizzare il festival possiamo utilizzare tre momenti. Il primo è proprio quello legato all'unione di più realtà che la pensano anche diversamente su alcuni aspetti, che hanno dei modi di vivere in maniera, cioè, proprio diversi, ma il connubio proprio di queste diversità ci porta a creare questo festival. E secondo me è un primo punto fondamentale. Il secondo, come dici tu, è che oltre alla musica abbiamo abbracciato un progetto che fosse verso il sociale, che puntasse al sociale. Un altro punto fondamentale secondo me del festival e un'altra forza è che siamo tutti giovani. Negli stand il più giovane ha 15 anni della sagra, il più anziano ne ha 25. Questo vale per la sagra, questo vale anche per il festival, a partire dai volontari, dagli organizzatori e così via. Quindi secondo me qui abbiamo centrato al 100% quella che è la nostra idea, un festival dei giovani, non è per i giovani, ma è dei giovani. A volte appunto si pensa che l'artista o comunque chi viene chiamato di proposito in questa realtà sia distaccato da essa, e invece la cosa che ci ha felicemente sorpreso e diciamo accontentato quello che erano le nostre speranze è stato il fatto che proprio le persone si sono sentite coinvolte e ci hanno appunto dato corda e sono rimasti qui tra noi insieme agli altri, ma come i volontari che sono stati 3 giorni a appunto a lavorare volontariamente con noi, e abbiamo
senso, è una cosa che ci ha riempito tanto, cioè abbiamo dato tanto, come stavo dicendo prima, di sforzi e tutto, ma abbiamo avuto indietro ancora di più di quello che abbiamo dato, secondo me.